Il corpo da gladiatore, un sorriso da bambino felice, una timidezza innata. Paulins, detto il governatore, si fa pregare ma alla fine cede. Microfono a colui che a Piacenza ha contribuito con una doppietta, la prima in Italia, a riaccreditare l'Inter in campionato. Ma Ins è davvero incedibile per Massimo Moratti. Tutti dicono che vada via, che vada Arsenal, che vada Chelsea, che vada Blackburn. Vuole una striker, vuole giocare, vuole vincere qualcosa per i miei tifosi. Un contratto con l'Inter fino al 1998, ma... E deve avere una decisione forse 2 settimane. Una corsa oltre il consentito del fiscale Trentalange ha spento la gioia del trentenne calciatore inglese. Cartellino giallo e Juve addio domenica prossima, proprio come all'andata. E da Torino, il 20 ottobre scorso, l'Inter rimediò l'unica sconfitta in trasferta del suo torneo. Ins, Pagliuca, Maurizio Ganza, Piacenza ne ha azzerato per certi versi episodi, storie. Ganza che a Napoli si fa espellere ingenuamente, Ganza che dopo aver criticato Hodgson ora lo incensa. Lui è caricato al massimo, lui vuole arrivare secondo o primo addirittura in campionato, quello che vogliamo anche noi. Avremo tanti obiettivi da qui alla fine, quindi tutti assieme dovremo andare avanti. Pagliuca al San Paolo, trafitto irrimediabilmente dal dischetto, ieri sera decisivo nel rispondere a Luiso con le squadre, ancora sullo 0-0. Ci tenevo in particolar modo, anche perché era la prima volta che mi capitava di non prendere nemmeno uno, se dava la rula dei rigori, che fortunatamente l'ho parato e che ha contribuito anche la mia squadra a vincere, quindi sono doppiamente più felice. E dei colpi di Pasquale Luiso che ne è stato? Ricordate la sua mirabilia il 1° dicembre scorso, il gol del 3-2 al Milan che fece scoppiare una mezza rivoluzione nel calcio italiano? Via Tabarez, Sacchi al suo posto, Maldini in nazionale. Da allora silenzio. Risponde Bortolo Mutti, allenatore d'un Piacenza autolesionista. La responsabilità di tirarlo era sua, l'ha calciato anche bene, Pagliuca è stato bravo, niente, c'è poco da recriminare, quando si sbaglia un rigore bisogna accettarlo. Dopo Piacenza, Hodgson ha risparmiato Djorkaeff ritrovando Branca dopo un mese, l'Inter si rifà il trucco ripresentandosi in Europa martedì a Bruxelles. Nei quarti di UEFA incontrerà l'Anderlecht, formazione di lontano blasone belga, ora quarta nel proprio torneo. Anderlecht già affrontato in agosto in Spagna, a Barcellona, e superato per 1-0 con questa prodezza di Juri Djorkaeff. Roy Hodgson, che a giorni saprà da Moratti il nome del proprio successore, regala ora frasi dal vago sapore herreriano, già perché quell'Inter vinceva assai. È importante per noi di si difendere bene e di fare il tipo di partita che dà la possibilità di passare il turno a San Siro. A San Siro, con il nostro pubblico dietro noi, è difficile per squadra di vincere, ma prima deve fare la prima parte di nostro lavoro a Bruxelles contro il Monaco.